introduzione che la Gardi del presente fa della me stessa del passato, perché agli albori del canale registrai una recensione di un romanzo intitolato Wolf, che poi non ho mai montato. E mi è venuto in mente, con l'approssimarsi del giorno della memoria, che quale miglior titolo avrei potuto presentarvi? La premessa è che, se lo state vedendo, vuol dire che il risultato è stato comunque positivo, ma vi chiedo comunque di avere pazienza, perché tra la me stessa di adesso e quella me stessa che state per vedere sono passate decine e decine di video, e persino io, che sono un po' torda, qualcosa l'ho imparato. Buona visione e buone letture della memoria. Io me lo ricordo come autore di Osama, un libro che parlava del terrorismo in cui non era successo l'11 settembre. La trama di questo libro parte dagli stessi presupposti, ovvero si parla di Hitler, o meglio Wolf, che è la traduzione inglese del significato di Adolf, è il protagonista del libro, ma non c'è stato l'olocausto perché di fondo non è ancora scoppiata la seconda guerra mondiale. In effetti questa, almeno inizialmente, è un'Ucronia, un mondo in cui il partito di Adolf Hitler non ha vinto le elezioni e la Germania è caduta in mano ai comunisti. La Germania è comunque uscita sconfitta come alla fine della seconda guerra mondiale, perché è stata annessa nel comunismo e quindi sono cominciate a esserci le purghe, lo stesso Hitler viene catturato, chiamiamolo Wolf, viene catturato ma riesce a fuggire e fugge in Inghilterra. La caduta in quel caso non è la caduta del nazismo, ma la perdita delle elezioni e il fatto che ha dovuto scappare dalla sua Germania. La Germania gli manca da morire, ma gli manca da morire soprattutto l'influenza che aveva in Germania e che adesso non ha più. È costretto a fare appunto l'investigatore da quattro soldi e vive a Londra la giornata. A un certo punto arriva nel suo ufficio a ingaggiarlo un'ebrea molto ricca, che gli chiede di trovare sua sorella che è scomparsa, e così comincia una storia di investigazione che è in tutto e per tutto un noir super pulp di quelli che in ebraico vengono chiamati shad, però vi renderete presto conto essere costituito da due storie. Infatti questa storia viene immaginata da un uomo che dorme e sogna. L'uomo che dorme e sogna è un internato nei campi di concentramento che faceva lo scrittore appunto di questa tipologia di romanzi pulp, e per sopravvivere al campo di concentramento riesce, concentrandosi, a estraniarsi, a immaginare questa storia che avrebbe potuto scrivere in un suo romanzo. E in questa storia il protagonista e i luoghi e le cose ricorrenti sono tutti gli eventi storici del nazismo. Tutto però calato in una realtà in cui il nazismo non è successo, che, come vi ho detto, è la specialità dell'autore. Creando questa realtà alternativa si evidenzia molto di più quella parte di destra inglese, e anche americana, non solo inglese, che ha amoreggiato con il nazismo finché la storia ha preso un altro corso. Altri due punti forti di questo libro sono una scena circa metà libro che è oggettivamente una fottuta genialata, scusate, ma veramente, senza che il lettore se ne accorga, permette l'arrivo di un finale veramente evocativo e il più potente possibile. È un finale che ha una sua coerenza all'interno dell'Ucraina nel libro e del mondo, ed è l'unico finale possibile per una persona antisemita come Wolf. L'autore fa bene a continuare a insistere con questa tipologia di libri, perché gli riescono veramente bene. Non è un'operazione pretestuosa, sa il fatto suo. Peraltro, ci sono due tipi di cameo in questo libro. Uno è il cameo all'interno della realtà dell'uomo che dorme e sogna, e ci troviamo ad esempio Primo Levi. Vengono giostrate queste apparizioni in modo da riportare i punti di vista del passato, anche filosofici, anche letterari, anche morali, di molti autori rispetto a come rappresentare l'olocausto, il che è anche un modo molto intelligente di ritrarre la questione evoluzionistica. È come se Levi Taida dicesse: guarda, Primo Levi la pensava così, altri l'hanno pensata così, questo è il mio libro. Io ho voluto approcciarla così, questa questione impossibile da dirimere per un uomo, ma con cui ci dobbiamo confrontare. Alla fine del libro troverete delle note storiche che vi aiuteranno a venire a capo, insieme a un ampio corredo di note che trovate capitolo per capitolo, alle figure storiche che appaiono all'interno del libro. Lo stesso uomo che dorme e che sogna, che si chiama Sholem,
sì, diremo Scholem, si rifà in realtà a una vera figura storica, almeno in parte, che scriveva appunto a Econon e a Shad, era Shund, questi romanzi che si passavano sotto banco nella neonata Israele, che erano un po' anche pornografia dell'olocausto, come per esempio era stato additato La casa delle bambole. Il limite di questo libro però è che è uno shund, cioè è un romanzo pulp noir. Non mi trovo d'accordo con il Guardian o con altri che l'hanno esaltato, gli hanno dato 5 stellette, perché cioè è veramente un romanzo pulp. La storia va continuamente in pausa perché ogni 20 pagine Wolf si deve trombare una tipa, che cioè a me sta anche bene. Si sa che lui faceva questo effetto alle donne, o sì, meglio, si dice che l'autore si fa coinvolgere un po' troppo in questa storia del fascino irresistibile in cui le tizie gliela sbattono in faccia, e permettetemi di dirvi, letteralmente, per dire, tutt'altro livello letterario, ma per fare un esempio, Jonathan Strange e Mr. Norrell è fatto a parodia dei romanzi letterari inglesi del 7-800, però, ed è scritto esattamente così e si dice, vabbè, le donne sono babbe, però è evidente all'interno della trama e della valenza che hanno alcuni personaggi che è condotto esattamente come i romanzi di quel tempo, ma che l'autrice non la pensa assolutamente così, e anzi fa in modo che succedano cose che ai romanzi del tempo, che nei romanzi del tempo, scusate, sarebbero state inconcepibili. Wolf no. Se la premessa vi intriga, vale la pena di leggerlo. Se vi piacciono i pulp noir, è l'occasione di leggere un pulp noir e fare tre piccioni con una fava. Il pulp noir, l'Ucronia e il romanzo sull'olocausto. Così quest'anno il romanzo sull'olocausto l'avete depennato e in più vi siete anche divertiti a leggerlo, perché è veramente divertente. Ci avete voglia di una roba un po' scollacciata? Va benissimo anche quella. Fra poco vi saluto, se non volete spoiler o non siete interessati, chiudete. Mentre se siete super curiosi o non avete assolutamente intenzione di leggere il libro, ma vi ho incuriosito, ce la raccontiamo. Padre della ragazza ebrea che assume Wolf, come ritorsione quando scopre che lui sta smaneggiando con la figlia, lo circoncide. Cioè, a dire la verità, io leggendo la scena pensavo lo evirasse. Però il fatto che lo circoncida è molto, ma molto meglio. Ed è fantastico perché il fatto di essere circonciso gli cambia la mentalità e lui comincia inavvertitamente a pensare come un ebreo e a identificarsi soprattutto come un ebreo. E per unisce con lui che va con le navi di clandestini in Palestina, insieme agli ebrei, in questa terra promessa. Non so, io l'ho trovata una cosa di una genialità. Cioè, sono rimasta così anche quando lo leggevo, ho dovuto interrompere un po' lì per assimilare bene la potenza di questa idea.